Amici di Inter, fan TV, cuori forti, nerazzurri, campioni d'Italia, bentornati da Michele Borrelli alle nostre video news pre-derby. Ci stiamo avvicinando qui con Furio Fedele, così sentiamo anche la controparte. Ciao Furio. Ciao Michele, buonasera a tutti. Amici, cugini interisti. Cugini. Più amici che cugini. Non ho cugini, non ho cugini. C'era una volta uno striscione, non ho cugini. Vabbè. Allora, prima di arrivare al derby, parenti serpenti. Volevo commentare con te, proprio velocemente, visto che il turno di campionato è iniziato anche con Juve-Fiorentina, con questa vittoria della Juventus abbastanza tirata, perché la Fiorentina, è vero, forse più una partita 0-0, ma nel secondo tempo più Fiorentina. Poi, a un quarto d'ora dalla fine, espulso Milenkovic, doppio giallo, giusto, cambia la partita, ma addirittura arriva il gol di Cuadrado in diagonale, da poco entrato, per un terracciano che sul suo palo non si capisce come non l'abbia presa. È incredibile, veramente un gol così non l'avevo mai visto, anche perché al 91esimo. Sì. Poi fra parentesi, Cuadrado secondo me, insomma, è entrato anche un pochino in ritardo. Ad Allegri piace il thrilling, è una situazione abbastanza spericolata. Guarda, io ci speravo in questo pareggio, perché avrebbe fatto comodo sia all'Inter sia al Milan. La Juve non muore mai dal punto di vista calcistico, ci mancherebbe. Può arrivare quarta per te? Quarta se la gioca con l'Atalanta? Sì, con l'Atalanta. Io però, sai, insomma, lasciami sognare finché, almeno fino a Natale. Vabbè, dai, torniamo a noi, perché la cosa bella è che questo derby si gioca tra due squadre che si contendono il titolo. È vero, oggi l'Inter è attardata, l'Inter che ha vinto l'anno scorso, il Milan secondo. Già l'anno scorso non eravamo abituati a una Juve fuori dai giochi, quest'anno invece si sta capendo che erano problemi strutturali, e quindi torniamo a giocare scontri per lo scudetto anche nel derby, con il Napoli terzo incomodo. Allora partiamo proprio più dalla classifica, poi andiamo a vedere le ultime delle formazioni, le parole di oggi degli allenatori. Caro Furio, 7 punti, cammino record per il Milan, 10 vittorie e un pareggio, non era mai successo nemmeno ai tempi di Sacchi, Capello, Ancelotti. Esatto. E il valore reale o sta andando anche più bene di quelle che sono le prestazioni, anche perché il Milan ha avuto anche diversi assenti come l'anno scorso, ma riesce in qualche modo sempre a portarla a casa. Ti avvicini al derby più con la voglia di far fuori l'Inter, di metterla a meno 10, oppure con la prudenza di dire l'importante è non perdere? Beh, il pareggio sicuramente farebbe più comodo al Milan, certo, che non all'Inter, su questo non ci sono dubbi. L'Inter è costretto a vincere il derby e il Milan ha a disposizione due risultati. Ovviamente il derby lo vuoi vincere anche in amichevole, però secondo me Inter e Milan devono stare attenti a questo Napoli, che è l'unica squadra, se ci pensi, che riesce a fare benissimo sia in campionato che in Coppa. Che in Coppa, la Juve è il contrario, benissimo in Coppa, male in campionato. Il Milan benissimo in campionato, male in Coppa. L'Inter si è ripresa in Coppa, però è un po' attardata oggettivamente in campionato, almeno fino a questo momento, ma il Napoli ha veramente non una, ma due, tre, quattro, forse 10 marce in più rispetto al solito. Bisogna stare attenti, molto attenti al Napoli. Un pareggio sicuramente, se il Napoli riuscisse a battere il Verona, impresa non facile considerato l'ottima strisciata di Tudor. Sì, sì. Vorranno vendicarsi dopo l'ultima giornata dell'anno scorso. Esatto, esatto, però sai, il Napoli non scherza, anche no, perché ha un grosso... Anche se organico. Ieri, cioè, Spalletti forse un po' esagerato, rievocando i tempi, si stava parlando di Napoli-Milan degli anni Ottanta, dice un Maradona qui non c'è, però accostare Osimhen un po', anche lontanamente, a Van Basten, secondo me non c'entra quasi niente. Come no, non è niente, però io ti posso garantire che da un punto di vista fisico, vabbè, non so quanti dei nostri amici interisti, anche miei, ci mancherebbe, se lo ricordano, ma Anguissa mi ricorda fisicamente Rijkaard, è un carro armato. Rijkaard aveva classe. Sì, fisicamente, però devi ammettere che Anguissa è il giocatore migliore che si è visto. Sì, un acquisto sottovalutato all'inizio invece. 500.000 euro per il prestito, 15 milioni per il riscatto. Arrivato, ti ricordi, ha fatto un allenamento, ha fatto subito bene. Allora, Napoli 3 gol subiti, miglior difesa, Milan 10, Inter 12, i due migliori attacchi invece sono l'Inter e il Milan, 28-25, 15, aspettiamo una partita spettacolare. Tu ti aspetti un Inter che fa la partita o un Milan che di solito parte sempre forte con Pioli, e quindi le scelte, perché ci sono qualche ballottaggio nel Milan, per esempio,
Krunic Brahim Diaz, che non è un semplice ballottaggio, ma anche un po' una dichiarazione di intenti. Cioè, se tu vai su Brahim Diaz è un Milan più offensivo, Krunic un po' più prudente, però Brahim Diaz viene anche dal Covid e non era stato brillante in Coppa. Esatto. Quindi alla fine è un 50-50 alla vigilia come per scelta. Me parti con Krunic e poi Brahim Diaz, che se ti ricordi prima di essere titolare faceva bene quando subentrava, anche perché magari non aveva un'autonomia molto, molto robusta, potrebbe essere questa la staffetta. Quindi potrebbe anche partire Krunic. Sicuramente se giocasse, anzi come giocherà Ibrahimovic, sarà un po' lui il direttore d'orchestra del Milan. Che nei derby segna spesso e volentieri. Esatto, e probabilmente sarà un po' lui a dettare quelle, le tempistiche, anche la strategia per affrontare un Inter che è in ottima salute, l'ha dimostrato in campionato, l'ha dimostrato anche ha messo anche un po' a posto Coppa. La difesa, nelle ultime partite ha preso gol solo su palle inattive, con la Juve in rigore, con lo Sheriff. Poi sembra aver ritrovato punizione. Comunque Correa e lo stesso Sanchez, che non viene tanto considerato. Per ogni, ogni tanto quando viene chiamato Correa, insomma, col Milan 5 gol in 9 partite, sì. 5 gol vorrebbe comunque giocare, ma la vedo dura dal primo minuto. Sì, anche se Lautaro non segna invece da 5 partite, correggimi se sbaglio. È vero, Lautaro almeno non sta vivendo il suo miglior periodo, ha preso un palo nell'ultima partita, dovrebbero partire Dzeko Lautaro. Io credo che l'unico ballottaggio nell'Inter continui a essere, ne abbiamo parlato tanto ieri, se non l'avete vista potete recuperarla, Obiettivo Inter qua su Interfan TV, con i nostri ospiti Vidal Çalhanoğlu. Con Çalhanoğlu che era il designato, però Vidal ha messo in dubbio la formazione, perché ha giocato molto bene in Coppa e oggi Inzaghi, a precisa domanda, non ha sciolto il dubbio, ha detto ancora l'allenamento di oggi, poi l'allenamento della mattina della domenica e deciderà. Un'idea ce l'ho, ha detto Inzaghi, però non l'ha svelata. Credo che per il resto la formazione sarà confermatissima, con Skriniar De Vrij Bastoni, Darmian più di Dumfries, con Perisic a sinistra, Barella Brozovic, Dzeko Lautaro, Çalhanoğlu, Vidal, l'unico ballottaggio. La cosa strana è se dovesse partire Vidal, che di solito Inzaghi vuole sempre o Çalhanoğlu o Di Marco per le palle inattive. Vedremo. Il Milan allora, anzi subito ti chiedo, su questo ballottaggio temi di più l'ex oppure Vidal? Questo Vidal mi ricorda a sprazzi quello della Juve, anche se sono passati più di 10 anni, e in effetti Inzaghi è stato bravo, fra le altre cose, anche a recuperare un giocatore che l'Inter voleva assolutamente liquidare nel mercato estivo, anche per una questione economica. Addirittura c'è stato un tentativo di rescissione, ma fra l'altro anche inizialmente sembrava sfrontatezza. Vidal ha detto: io sto benissimo, io sono sicuro di fare un grande campionato, e poi in realtà sta dimostrando anche perché confronto all'anno scorso non era difficile migliorare, però quest'anno sta bene fisicamente rispetto all'anno scorso. Poi soprattutto è un Vidal che ha più esperienza, soprattutto ha più forza fisica, sarà sicuramente importante il confronto, temo anche lo scontro. Quindi per te parte Vidal alla fine? Spero di no, onestamente, perché comunque poi secondo me Vidal rischierebbe anche di fermare, di bloccare, o quantomeno di rallentare, che sì, perché evidentemente potrebbe essere quello il confronto a centrocampo, sarebbe quello, anche perché sai, Vidal comunque la presenza già basta e avanza. Çalhanoğlu nell'Inter non gioca nel suo ruolo, sì, mezzala anziché trequartista, dovrebbe essere in realtà a ridosso delle due punte, ma questo non lo prevede ovviamente lo schema di Inzaghi, però sta crescendo in leggera crescita, perché si vede che si applica nella fase difensiva, però sì, perde però qualcosa in avanti, non sai mai quanto ti può dare così nel Milan come nell'Inter, anche se comunque il Milan, lasciandolo in scadenza di contratto, ha risolto all'Inter il problema di Eriksen, non tanto dal punto di vista ovviamente della qualità e da un punto di vista tattico, ma proprio per quello che poteva come essere alternative. Come alternative. Anche se oggi Inzaghi giustamente ha parlato, poi mi sembra veramente incredibile, cioè è l'opposto delle conferenze di Conte dell'anno scorso, cioè oggi ha ringraziato proprietà, dirigenza per la vicinanza, addirittura sulla rosa ha detto sono in grande difficoltà, cioè, questo poi è anche vero, perché Vesino, Sensi e Vidal l'anno scorso o c'erano o non c'erano, o c'erano e stavano male, quindi in effetti è vero che c'è l'imbarazzo della scelta a centrocampo, ma anche in attacco, perché comunque hai detto prima Correa e Sanchez. Andiamo però un po' al Milan, perché ha recuperato Rebic, ha recuperato Florenzi, dovrebbero partire dalla panchina, mentre l'assenza di Theo Hernandez, che è pesante perché è un giocatore decisivo, come potrà fronteggiarla Pioli? Più Baloturè, che è un sinistro naturale, che però non stava benissimo in settimana,
ma ha recuperato, o Kalulu, che potrebbe far spostare Calabria dall'altra parte. Kalulu ha cambiato in meglio la partita contro il Porto, perché insomma anche in questo caso è stato bravo Pioli a far crescere un giocatore che era semi sconosciuto e che non sembrava sicuramente all'inizio uno da Milan. Con Kalulu a destra, sicuramente Calabria a sinistra, e poi i due centrali saranno Chiaer e Tomori con Romagnoli che partirà dalla panchina. E Tonali più di Bennacer dall'inizio? Penso di sì, perché comunque c'è bisogno di gente di sostanza. Bennacer fa un grande movimento, ha una grande qualità e quantità di gioco, però Tonali in questo momento ha forse più continuità, ha anche più voglia. E poi è la sua partita, insomma, Cuore Rossonero oggi l'ha ribadito. Un anno da dimenticare, questo anno che probabilmente sarà da ricordare. Ricordiamo, fra parentesi, che sarà anche uno dei protagonisti di Italia-Svizzera, sì. Almeno probabilmente partirà dalla panchina, però insomma. Ma a proposito dell'anno da dimenticare, l'anno scorso il Milan comunque è ritornato in Champions dopo 7 anni, è arrivato secondo, 79 punti, Inter 91, oggi Pioli ha detto loro sanno come si fa a vincere, quindi come già aveva detto Allegri, rimanda dall'altra parte del campo la pressione, dicendo loro sono i favoriti, loro sanno come si fa, sono una squadra forte, il campionato è ancora lungo, non finisce in ogni caso, eccetera eccetera. Secondo te è pretattica? Perché poi nello stesso tempo Tonali dice noi abbiamo nella testa solo lo scudetto, lo stesso Pioli ha detto l'anno scorso avevamo la speranza di vincere queste grandi partite, adesso abbiamo la convinzione di poterlo fare. Il Milan comunque gioca in casa, che secondo me a un certo punto l'effetto del pubblico può influire, con Ibrahimovic che è una personalità. Peccato che non ci sia il 100%, sì, ancora. 57.000, però saranno tutti, ci saranno tutti. Beh, la curva dell'Inter sarà ovviamente... Dell'Inter. Torna il pubblico dopo tanto tempo. L'ultima volta il derby l'abbiamo visto proprio, mi ricordo, ci confrontammo alla fine del primo tempo da 0-2 a 4-2, io non l'avrei mai immaginata la rimonta dell'Inter, poi arrivò purtroppo la pandemia e abbiamo assistito a derby senza pubblico. L'unica vittoria del Milan negli ultimi 10 è stata all'andata l'anno scorso, la doppietta di Ibra, poi finì 2-1. Ecco, quest'anno, l'anno scorso l'ha messo anche Pioli, l'Inter nel complesso era più forte. Adesso l'Inter ha perso Hakimi e Lukaku, anche Eriksen, Inzaghi al posto di Conte, ma forse abbiamo detto più varietà sia in attacco che a centrocampo, ma l'11 di base è meno forte. Il Milan che perde Donnarumma e Çalhanoğlu, ma sta migliorando con Tonali, con Leao, con lo stesso Brahim Diaz, adesso Maignan è fuori, Tatarusano non lo so, se dimmelo tu se può essere un rischio. Ecco, sono sullo stesso livello più dei 7 punti che dice la classifica, o vedi una meglio dell'altra? Ma sai, alla fine secondo me, con tutto rispetto per Inzaghi, all'Inter manca Conte. Tu hai visto anche nel suo esordio con il Tottenham, praticamente non aveva nemmeno disfatto la valigia, ha affrontato il Vitesse in Europa League e ha fatto... 3-0, 3-2 poi. Sì, poteva... però non sapevano, secondo me non sapevano. Ha detto che bisogna ripartire dall'ABC. Alcuni calciatori non sapevano nemmeno i cognomi, perché non era appena arrivato e ha fatto quello che ha fatto. Conte, ecco, la bravura di Conte è che lui certe partite non le perde, non le pareggia, cioè le vince. E questa è una qualità... Però l'Inter ha gli stessi punti dell'anno scorso, in questo momento. Poi fece benissimo nel girone di ritorno con 11 vittorie consecutive. Però ti ripeto, sì, Conte ha anche affrontato una situazione... Cioè, tu da avversario dici più di tutti, se io sapevo che c'era Conte in panchina avevo un timore diverso rispetto... Conte ha affrontato anche, oltre alla pandemia che ha affrontato Pioli, ha affrontato anche una situazione societaria, una situazione abbastanza complicata. Sì, però la situazione è lo stesso complicata, e oggi Inzaghi dice ringrazio i dirigenti, sì, la proprietà. C'era la vicenda degli stipendi. È vero, cioè, è vero anche attenzione, quello. Bisogna anche fare... È stato quindi lui. Più di Lukaku, tu dici che la forza o la garanzia era la panchina? Mi permettimi la battuta, Lukaku chi? Tu hai più ancora notizie di Lukaku? Vabbè, infortunato adesso, poverino. Ho capito, ma all'Inter... Infierisci sull'infortunio. No, infierisco sul fatto che Conte l'ha rimesso a nuovo, facendogli perdere una decina di chili. L'ha rimesso nelle condizioni di poter diventare sicuramente un giocatore determinante. Sono io il migliore, sono io. E poi dopo, derby. Alla fine, al Chelsea non è che sta facendo grandi cose. Ti vuoi sbilanciare in un pronostico? È troppo? Firmo per il pareggio. Firmi per il pareggio. Certo. Vabbè, grazie Furio. Vediamo se riesco a coinvolgere, se abbiamo ancora
qualche minuto forse prima dell'inizio Paolo Vinci. Paolo Vinci, vieni, vieni. Che ora è? Che ora è, Paolo? Perché alle 20:45 noi siamo in diretta. Siamo qua a 10 minuti. Oh, dai, allora 5 minuti. Ciao, con te è un piacere. Sono in... con la cravatta rosso-nera già in clima partita. Sì, sono in clima partita, vabbè, sto onorando anche. Allora, Furio firma per il pareggio, tu firmi per il pareggio? Sì, firmo per il a pareggio. A tutti che firmate per il pareggio. L'Inter è un'armata fortissima, armata, quindi adesso. Una squadra molto forte, va gestita specialmente in Brozovic e Barella. Ieri sera mi hanno chiesto chi toglierei dell'Inter, Brozovic e Barella. La B&B. Toglierei loro, secondo me infatti giocherà Krunic proprio perché... Ah, quindi se, siete d'accordo entrambi su Krunic favorito su Non ho sentito Furio, però Furio è molto competente. Se anche lui ha detto potrebbe partire Krunic... Partirà Krunic, gli ho chiesto oggi a Pioli, proprio questo l'ho chiesto io, perché secondo me ha avuto impressione oggi a Milanello che giocherà Krunic. Però se lo fa, lo fa secondo me anche perché Brahim Diaz torna dal Covid, se fosse stato benissimo. Però c'è da dire che vuole dare un occhio, ne fa di necessità virtù. Certo. Michele, cioè, quindi Krunic andrebbe su Brozovic? No, Krunic andrebbe a fare una via di mezzo, sia la doppia fase, uno sguardo. Ma perché tutti mettono qualcuno su Brozovic? Addirittura sì, Allegri mise Kulusevski a San Siro. Allegri andò a persona, specificamente, sì, sì, ad personam, diciamo, cioè come si diceva una volta, marcatore fisso. Il Milan prova sempre a fare la sua maniera. Partita. No? Milan fa la sua partita. Qua c'è una squadra molto più forte che l'Inter, non c'è più ma esperta. Dice molto più forte? No, più esperta, senz'altro, più squadra, più forte. Però il Milan ha questa possibilità che ha più fantasia, più potenzialità, più estro, capace di fare la partita come a Bergamo, una partita perfetta, ad esempio, sì, Atalanta. A quel punto domani sarebbero guai per l'Inter. L'Inter più solida e il Milan un po' più veloce, sì, può essere. Forse un po' più veloce, certo, deve stare in partita con la testa al derby. Secondo me nulla mi viene di pensare che in Champions aveva la testa già al derby. Questo... Dove può, è vero, anch'io ho avuto questa impressione, tra l'altro con sì, tutta l'asse Kjær che sì, Ibrahimovic, cioè, risparmiata. No, quando Kjær è insostituibile, perché sì, Tomori stesso perde il 50% quando manca lui, perché Romagnoli non dà nessuna sicurezza, e questa è la verità. Senti, ma Paolo, quale può essere secondo te un duello, una chiave della partita? Per esempio io temo Leao da quella parte. Sì, ma al di là di questi fatti estemporanei, sì, perché il Milan è estemporaneo, per me la chiave sarà Brozovic, Barella, ecco, da una parte, il che sì, e Tonali dall'altra, che giocherà Tonali, non Benasser, che sì, e Tonali, se loro riescono a reggere molto bene l'urto e a contenere molto bene, si può gestire una partita in un certo senso. L'anno scorso, se vi ricordate, il 21 di febbraio, quando vinse 3-0 l'Inter, il Milan tenne molto dopo l'1-0-1 iniziale dell'Inter, 20 minuti, 25, grazie ai centrocampisti, riuscì a fare 2-3 occasioni, poi crollò, scusate il termine, si sbracò e perse meritatamente, definitivamente anche il campionato in quella partita. Però voglio dire, la chiave di volta sarà il centrocampo, al centrocampo. Perché senti, Lautaro da una parte, Leao dall'altra possono fare il gol, la giocata estemporanea, certo. No, ma volevo chiudere come avevo iniziato con Furio, dicendo... Te l'aspettavi, cioè se mi avessero detto 2 anni fa, quando Conte faceva le prime conferenze all'Inter e diceva la Juve pam 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 è un grattacielo, aggiunge, oggi stiamo parlando delle due milanesi che sono le due squadre più forti, è vero c'è anche il Napoli, ma sono le tre squadre, Milano è tornata a vedere un derby per il campionato, per lo scudetto. Non me l'aspettavo, anche l'anno scorso stesso, se stavamo Milan... Perché il Milan non è più una sorpresa, sì, adesso. Il Milan l'anno scorso era un punto dall'Inter, poi andò a 4 vincendo il derby del 21 di gennaio, non di febbraio, non, dopo la sconfitta, sì, di Spezia, aveva sorpassato la settimana prima l'Inter. Alla Spezia il 14 Inter vinse con la Lazio. Sì, sì, quindi al di là di questo, però non c'era quella solidità strutturale che c'era oggi. Oggi c'è una solidità strutturale, secondo me, non voglio dire nulla, io non ho cambiato anche pronostico, secondo me resterà a Milano lo scudetto. Arresterà Milano? Sì. Perché con Furio temevamo entrambi molto il Napoli, lo vediamo. No, resterà squadra... a Milano. Tu dici resterà a Milano, ma con Milan e Inter che hanno entrambe possibilità. Anche se va a meno 10 l'Inter domani ha ancora possibilità. Tutto, sì, non siamo a niente ancora. Domani non è decisivo, è per niente, presto. Assolutamente, troppo presto. È troppo presto. Buon derby, Paolo, grazie, buon derby. Ciao, ciao, ciao. Ci vediamo ovviamente domani e sarà già a risultato acquisito perché ci vedremo da San Siro con le videopagelle dopo le conferenze. Un caro saluto, buon derby, buona domenica e se guardate il video nella serata ci trovate anche ovviamente sempre su 7 Gold. Ciao ciao ciao, sempre Forza Inter. Iscrivetevi al canale e fatelo conoscere ai vostri amici interisti.